Eccoci puntuali con Sveva Sport, ben ritrovati a tutti gli amici che ci seguono da casa. Siamo di fatto addirittura all'arrivo di questo appuntamento estivo che però insomma ci ha consentito e ci consente di mantenere viva l'attenzione sulle vicende calcistiche del nostro territorio. Inevitabilmente, lo ripeto spesso, teniamo alta l'attenzione sulla stagione che ormai è alle porte per quanto riguarda la Lega Pro, con la Fidelisandria che sta completando l'organico e dalla prossima settimana comincerà di fatto il raduno. E poi teniamo d'occhio le vicende relative al Barletta, perché sono giorni importanti, determinanti, non sappiamo ancora quanto decisivi. Con questo appuntamento speciale ricordo sempre che andremo avanti sino alla fine del mese di luglio, poi ci concederemo una pausa prima di avviare la nuova stagione di Sveva Sport che taglierà il traguardo del 16° anno. Saluto gli ospiti che questa sera sono con me in studio, li ringrazio, parto da Adriano Antonucci che è giornalista di Barletta Viva, ringrazio buonasera. Il direttore generale della Fidelisandria Aldo Roselli buonasera, e buonasera. Ringrazio il delegato CONI BAT, il dottor Isidoro Alvisi per buonasera. Essere qui con noi. Ovviamente l'avete compreso, Fidelisandria e Barletta sono i due temi principali. Abbiamo parlato anche nelle settimane scorse, per esempio, della vicenda della Vigortrani. La prossima settimana dovremmo avere approfondimenti legati anche alle vicende del Bisceglie, giusto per mantenere alta l'attenzione su tutto il panorama calcistico del territorio. Parto dal direttore generale della Fidelisandria, perché insomma glielo chiedevo prima della trasmissione, glielo chiedo anche in trasmissione, perché la chiacchierata in questo salotto è... mantiene lo stesso livello di tranquillità. E allora le chiedo come sono state queste prime tre settimane, perché ormai sono tre settimane, forse anche qualcosa di più, ad Andria. Se l'aspettava così quando ha cominciato questa avventura con il presidente Paolo Montemurro, e se alla fine insomma la strada che state percorrendo è quella che avevate tracciato quando siete arrivati in città. Ma diciamo che sono state tre settimane piene di impegni. Sapevamo perfettamente quello che ci aspettava, anche perché abbiamo gestito un passaggio da una vecchia società, la società precedente, all'attuale, che vede appunto il nostro ingresso. E poi niente, c'è stato un grosso lavoro sull'aspetto organizzativo, quindi abbiamo portato all'interno della Fidelis un modello manageriale che è quello che poi ci appartiene al presidente Paolo Montemurro, a me e agli altri dirigenti, e per cui niente, era quello che ci aspettavamo, quindi non ci ha sorpreso assolutamente. E siamo ancora work in progress, quindi stiamo lavorando, diciamo che siamo sicuramente a buon punto e contiamo di essere competitivi e pronti per l'inizio del campionato. Questo essere preparati non soltanto logisticamente ma forse anche psicologicamente ad una nuova avventura vi ha evitato fatiche durante queste tre settimane? Vi ha facilitato di superare alcuni ostacoli che immaginavate di dover incontrare? Sicuramente. D'altronde, come si sa, insomma, poi con il dottor Montemurro avevamo cercato già di entrare nel mondo del calcio professionistico attraverso il Bari, insomma, no, l'anno scorso. Per cui eravamo mentalmente pronti, sappiamo cosa ci aspetta, cosa ci sarebbe aspettato nel momento in cui avessimo approcciato un progetto, un processo di questo tipo. Per cui niente, tutto sotto controllo, continuiamo a lavorare. Anzi, devo dire che più il tempo passa e più la passione, più l'impegno aumenta, anche perché vediamo in qualche modo, man mano smarchiamo le caselle che servono per arrivare poi alla fine di questo processo pre-inizio campionato. Non me le brucio tutte adesso, insomma, le curiosità con il direttore della Fidelisandria, perché invece mi voglio togliere subito una curiosità con il dottor Alvisi e con Adriano Antonucci, nel senso, chiedo ad entrambi un po' non tanto l'esito del tavolo tecnico che c'è stato venerdì pomeriggio in
in comune a Barletta sulle sorti del calcio barlettano, e credo che a questo tavolo tecnico abbia partecipato anche il dottor Alvisi. Quanto capire innanzitutto a cosa possa essere servito questo tavolo tecnico, e poi, e qui coinvolgo anche Adriano Antonucci, voglio capire se il tempo passa e come dire, le soluzioni si allontanano per la rinascita del calcio barlettano. Ma il tavolo tecnico è servito affinché il sindaco di Barletta, Pasquale Cascella, potesse manifestare il vivo interesse e le preoccupazioni dell'amministrazione comunale a seguire le vicende del Barletta Calcio. E, ha voluto anche accanto a lui la mia presenza in qualità di rappresentante del CONI, perché riteniamo che al di là di chi si proporrà per la nuova gestione del Barletta, ci sia comunque un progetto sportivo da prendere in considerazione. Del resto il CONI non poteva fare altro se non eventualmente nella interlocuzione con i nuovi proprietari della società poter essere anche in grado di valutare il progetto sportivo, perché ovviamente in base a dato per scontato che il campionato di Lega Pro l'anno prossimo non apparterrà al Barletta, poi bisognerà vedere se sarà Serie D o sarà Eccellenza, appunto qual è il disegno complessivo di una società che non è solo da un punto di vista certamente economico importante, però ovviamente ci deve essere anche la componente sportiva da valutare. Per cui questo tavolo è servito soprattutto in considerazione anche della presenza della comunicazione, dei mass media, preparare uno staff che sia pronto anche a recepire quelle che sono, speriamo avvengano, anche le proposte da parte della classe imprenditoriale barlettana, anche al di fuori di Barletta, se ci fosse l'interesse a rilevare una società. Però ho la sensazione, e chiedo ad Adriano, che insomma, queste cordate o questa nuova proprietà sia ancora lontana, o almeno non se ne vedono tracce all'orizzonte. Fino a questo momento, io mi ligo a quanto ha detto il dottor Alvisi, dicendo che effettivamente il tavolo tecnico è nato in Cina ieri, è stato utilissimo per rialzare il livello dell'attenzione sulla questione, perché abbiamo vissuto dall'1 luglio, quando c'è stata l'uscita di scena ufficiale del Barletta Calcio di Perpignano, ad alcuni giorni di silenzio, quasi come se si volesse piangere il morto, diciamo così, tra virgolette. Poi è cominciata a venire fuori qualche voce, ma oltre alle voci, di fatti concreti se ne sono visti veramente pochissimi. Si è parlato sempre di cordate imprenditoriali locali, anche in virtù della scottatura che abbiamo avuto con un imprenditore proveniente da fuori, ma nomi pochi o comunque non concreti. L'unico che fino a questo momento si è espresso al riguardo è Pasquale Di Cosola, che ha rilasciato un'intervista dove ha manifestato l'interesse a portare avanti un discorso di rinascita del calcio barlettano, lanciando però un monito e dettando non condizioni quanto delle modalità che sarebbero necessarie affinché lui possa effettivamente cominciare il progetto. E qui mi ricollego allo stadio Puttili, dove sicuramente il dottor Alvisi saprà dirci anche di più, o la partecipazione della piazza, l'unità della piazza, che in questi ultimi tempi comunque non è stata concorde sul modo di proseguire, o anche sul modo di rapportarsi con lo stesso Perpignano. Quindi una serie di fattori che facciano in modo che si possa ricostruire e ripartire. Si ispira dall'AD o anche dall'Eccellenza, nel caso in cui non si possa essere pronti a partecipare al cambiamento di Serie D. A proposito di rapporti con l'amministrazione comunale, direttore, con quella di Andria, so che i rapporti sono cordialissimi, sono aperti alla massima collaborazione. Siccome più avanti parleremo del Puttilli, che rischia di essere un cantiere aperto
per buona parte della stagione. Per lo stadio degli Ulivi come dovreste intervenire? Vediamo un attimo, allora, diciamo che con l'amministrazione comunale, quindi nella persona del dottor Giorgino e quindi della giunta, il rapporto è sicuramente positivo, si è parlato già col sindaco, col dottor Giorgino, della questione dell'agibilità dei distinti, che chiaramente noi come Fidelis si interessa, insomma, avere insomma, pianificare e implementare gli interventi necessari per renderli agibili, perché insomma, è un peccato in uno stadio così bello, in Lega Pro, avere proprio la parte distinti, la parte proprio frontale rispetto alla tribuna VIP, alla tribuna centrale, vuota. Devo dire che il dottor Giorgino assolutamente è sul pezzo. Ci ha detto che avrebbe mandato una squadra di tecnici per un ulteriore sopralluogo, per cui ci aspettiamo un intervento nel corso della stagione sportiva entrante. Per cui niente, va bene, diciamo. Fatto sta che i distinti, la gradinata che è di fronte, resta inagibile. Resta inagibile, questo lo si vede anche dalla campagna abbonamenti, dove non è previsto ovviamente la locazione sui distinti. Il Putilli allora sarà un cantiere? Sì. La dico in maniera brutale, insomma, sarà un cantiere o quasi. Sì, io però devo dire, in rappresentanza del CONI, devo fare un grande in bocca al lupo alla squadra di Andria, al direttore sportivo, al direttore generale Rosselli, al direttore sportivo Doronzo. Al presidente Montemurro. E devo dire che insomma, un'avventura in Lega Pro è un'avventura impegnativa. E sappiamo che è una società che si sta ben attrezzando, e diciamo, poi se il territorio potrà fruire dello spettacolo di un evento di Lega Pro, ben venga, insomma, anche in rappresentanza dello sport del territorio, mi è doveroso dirlo, quindi in bocca al lupo. Tornando alla situazione del Barletta e dello stadio, i lavori sono appena partiti e il cronoprogramma è stato variato più volte, perché ovviamente dipendevano poi dall'inizio dei lavori. C'è una scadenza tecnica che è dovuta al finanziamento, che a un cofinanziamento anche della regione, per cui i lavori dovrebbero necessariamente essere terminati e rendicontati entro il 31 dicembre di quest'anno, per cui l'intervento a settori, che avrebbe anche permesso lo svolgimento del campionato, di qualsiasi campionato, con a cantiere aperto, in questo momento sembrerebbe un po' compromesso, perché ovviamente rifacendo tutto lo stadio in un'unica soluzione abbiamo il vantaggio di accorciare i tempi di realizzazione, però d'altra parte perderemmo la possibilità di fare di giocare con il cantiere, con la messa in sicurezza non solo della tecnica ma anche sportiva. Quindi ci auguriamo, e ci dicono i tecnici del comune, che la ditta che si è aggiudicata la gara d'appalto non avrà soste neanche ad agosto, per cui adesso vediamo anche effettivamente come avranno inizio questi lavori. Sono appena incominciati e monitoreremo anche questa situazione, che sicuramente, visto che Antonucci ha parlato anche delle condizioni che Di Cosola sta ponendo, sicuramente è uno degli aspetti che bisognerà affrontare, e quindi anche questo aspetto è importante poi per la scelta di partire dalla Serie D dall'eccellenza, perché ovviamente a partire dalla Serie D con i lavori nello stadio potrebbero far cadere anche la scelta di incominciare il campionato anche trovando altri siti. Su Barletta abbiamo il Chiappulin, ci sono già con la Federcalcio degli approcci. E martedì dovremo incontrare anche il presidente del comitato regionale Vito Tisci, che è anche il presidente del settore nazionale giovanile, perché anche sotto questo aspetto vorremmo delle garanzie da parte della federazione, vorremmo
un incontro che ci chiarisca anche questi aspetti. Quindi, insomma, ritornando a quel tavolo tecnico, questo è servito appunto a muovere sotto a 360 gradi il mondo sportivo, quindi non solo il CONI ovviamente, ma anche e soprattutto la federazione. Se fosse per l'entusiasmo dei tifosi, la Fidelis Sandria è non soltanto ampiamente salva nel prossimo campionato di Lega Pro, ma lotterebbe per le posizioni di vertice. Voi avete trovato entusiasmo al vostro arrivo, entusiasmo alla presentazione ufficiale come nuova proprietà, anche venerdì sera in occasione della presentazione di Grandolfo, che tra un po' sentiremo nella sua breve intervista. Entusiasmo da parte dei tifosi, la curiosità è, ma si sta riversando sugli abbonamenti questo entusiasmo? Beh, gli abbonamenti, la campagna abbonamenti è iniziata, se non erro, da 9-10 giorni, una decina di giorni, per cui i numeri sono confortanti. Ovviamente ci aspettiamo di più, sempre di più. Abbiamo posto l'asticella un po' più avanti rispetto al risultato dell'anno scorso in termini di abbonamenti. Confidiamo di raggiungere questo obiettivo. Le posso chiedere numeri pratici o preferisce essere, diciamo... Guardi, allora, per scaramanzia non me li faccia dire. Chiaramente c'è il monitoraggio continuo dell'andamento della campagna abbonamenti. Poi mi dicono, diciamo, i soci che in qualche modo ad Andria si ha l'abitudine, ma credo non solo ad Andria, di fare l'abbonamento poi negli ultimi giorni. Tra l'altro in questo periodo, questo è il periodo dedicato ai rinnovi, no? Quindi a premiare un attimo le persone, i tifosi che avevano già sottoscritto l'abbonamento nella stagione precedente. Per cui diciamo che i numeri ci stanno dando abbastanza ragione. Poi voglio dire, l'entusiasmo c'è, lei stava dicendo in precedenza che circa la presentazione di Grandolfo è una scommessa del Presidente, anche la mia. Noi crediamo molto in Grandolfo, moltissimo in Grandolfo. Grandolfo ha avuto solo degli episodi, anche una pubalgia fastidiosissima che in qualche modo lo ha bloccato proprio nel momento topico della sua carriera. L'anno scorso nella Correggese ha fatto 23 gol, quindi speriamo che si ripeta. Ma non ci sarà solo Grandolfo, come è stato detto ieri durante la sua presentazione. Possiamo sentire cosa ha detto Grandolfo nella breve intervista appunto durante la presentazione ufficiale. Sono contentissimo di essere arrivato in questa piazza. Per me, io l'ho voluta subito, ho voluto subito venire qua perché conosco da Pugliese, conosco la piazza e quindi ho colto subito l'occasione di venire qui. Io vedo comunque un ambiente bellissimo che sinceramente non mi aspettavo, e questo è tutto bello e quindi mette ancora più voglia di far bene quest'anno. Noi ci aspettiamo di fare una grande stagione, di dare il massimo come sempre, di ottenere il massimo risultato. Ho fatto tanta gavetta, diciamo, perché non è stato facile da là scendere in Serie D. L'anno scorso ho fatto bene, quindi voglio fare benissimo anche quest'anno. Possiamo dire che sulle spalle di Grandolfo qui quella tripletta all'esordio in Serie A forse è diventato... È un fardello. Un fardello pesante. Poi tante attese, io ricordo anche il giorno dopo le testate nazionali andarono a scuola, certo, a trovarlo per l'intervista. Sì, ricordo anch'io. È stato un fardello del quale probabilmente si è liberato in questi anni, adesso è il momento in cui può cercare il riscatto. Diciamo che questa è l'annata più importante per Grandolfo. Lui ha con l'Andria, in questo scenario, in questa situazione, in questa società, la possibilità, l'opportunità di fare il salto di qualità. Quindi è la sua occasione. E noi ci crediamo, e poi, ripeto, è stata una scelta dell'allenatore, no? di Mister D'Angelo. Come diceva ieri il direttore sportivo D'Oronzo, il mister è stato accontentato nelle sue prime scelte. Quindi a questo punto, ripeto, a tavolino noi il puzzle lo stiamo componendo nel migliore dei modi. Poi il responso spetterà ovviamente al terreno di gioco. E tra le prime scelte ci sarà anche Stendardo, difensore del ex del Barletta? È possibile, è molto possibile. È possibile. È possibile. Che fine fa la diaspora del Barletta di Lega Pro, secondo te, Adriano? In effetti la squadra dell'anno scorso era una bella squadra. Cioè, non c'è nulla da dire, i risultati parlano chiaro. Stendardo
sarebbe un ottimo acquisto, sento parlare anche di Radi, è vero, se... quindi sarebbe, è una bella coppia centrale. Sinceramente so qualcosa di Legra, che ha avuto qualche chiamata, potrebbe raggiungere Sesi alla Torres, che l'ha appena ingaggiato. Liverani è andato a Salerno, Falle è andato a Salerno, come già si sapeva, diciamo, piuttosto da un po' di tempo. Altri ragazzi, non so, Quadri doveva accasarsi a Lupa Roma, poi non so come è andata a finire, perché c'era ancora Perpignano, non gli concesse lo svincolo, e quindi la Lupa Roma poi ha ripiegato su D'Agostino e lui ha perso il treno. Adesso non so che fine farà, però ripeto, era una squadra comunque valida e penso che tutti, quantomeno tutti i titolari, troveranno spazio. Floriano, diciamo, è andato a Foggia, anche se è andato via a gennaio, comunque era un pezzo di quella squadra. Tutti quanti avranno modo di giocare, perché davvero, almeno sul campo, l'anno scorso non ci siamo annoiati, assolutamente. Completo questa disamina di mercato per capire se Antonio Matera, per esempio, è uno degli elementi che proverete o riuscirete a riportare ad Andria. Adesso è con la Virtus Entella, so che insomma c'è stato questo ragionamento anche da parte del presidente Montemuro a dire vabbè, proviamo a riportarlo in maglia biancazzurra, però non so se poi il ragazzo voglia ripetere l'esperienza qui ad Andria o voglio rimanere ad Entella. Anche questo è un discorso work in progress. È chiaro che il dottor Doronzo è attivo sulla faccenda Matera con il DS dell'Entella. Laddove non si trovasse, diciamo, una quadratura del cerchio, Matera continuerà a essere un giocatore della Fidelis, senza ombra di dubbio. In questo momento noi non abbiamo nessuna necessità di cedere o di confermare la cessione di Matera all'Entella. Laddove intervenissero le condizioni sufficienti affinché questa operazione possa avere termine, possa avere un fine, Matera potrà andare all'Entella. Diversamente, Matera verrà con noi in ritiro tranquillamente, e laddove restasse io sono convintissimo che l'entusiasmo lo ritroverà immediatamente. Chiudo questa prima parte, arrivo alla chiusura di questa prima parte con il dottor Alvisi, perché insomma con i secoli ma non si fa nulla. Ma se fosse stato Paolo Montemurro, che adesso è saldamente presidente della Fidelis Andria, uno degli interlocutori nella scorsa stagione per l'acquisizione del Barletta, o se ci fosse stata, noi l'abbiamo detto in altre occasioni, una maggiore attenzione su questo passaggio poi ha portato alla sfioritura del calcio barlettano. Sì, un'illusione. Ma purtroppo, diciamo, nel calcio questo esiste. C'è un impegno finanziario immediato che ti costringe ad accelerare i tempi e purtroppo alimenta anche le aspettative della piazza. Però dall'altra parte un progetto sportivo, io lo ribadisco, ha bisogno anche di tempo per essere metabolizzato e attuato, metabolizzato anche dalla stessa piazza, perché io una cosa, ecco, che l'anno scorso una cosa che mi colpì immediatamente, per esempio, il fatto che il settore giovanile fosse stato appaltato. Io credo che in una costruzione di una squadra di calcio, il settore giovanile, che credo debba rappresentare immediatamente, cioè l'aspetto importante, l'investimento più importante, e nel settore giovanile, credo lo possa confermare anche Dietro Rosselli, è l'aspetto dove ci vogliono le professionalità più importanti di una squadra. Allora, solo quello mi rendeva perplesso. Però nel calcio ne vediamo di tutti. Ci può anche stare che si appalti all'esterno il settore giovanile, però sicuramente non è un segnale. Ovviamente su tutta la struttura societaria. Se io oggi vedo l'Andria, al di là del presidente Montemurro, il direttore Rosselli lo sto conoscendo adesso, mi sembra una persona navigata nel settore, conosco Doronzo, come negli ultimi anni nel Bari abbia fatto un'esperienza meravigliosa insieme a quel amico grandioso Guido Angelozzi che l'ha trascinato, e oggi, diciamo,
quella, ha investito in un'amicizia che gli sta ritornando utile, e io credo che anche nel proseguo del campionato dell'Andria, credo che anche questo verrà fuori, perché sono convinto che Andria oggi abbia delle condizioni per avere sotto l'attenzione del panorama nazionale, e credo che così si debba valutare una squadra e il futuro di una società di calcio. Probabilmente noi abbiamo vissuto, come ho detto prima, un'illusione dovuta al fatto che comunque era stata allestita una squadra che ci ha fatto divertire, e anch'io sono tornato allo stadio e mi sono divertito, però si avvertiva che questo giocato da un momento all'altro potesse essere tirato fuori dalle mani di noi ragazzini che andavamo a vedere. Ci auguriamo che oggi questo possa rappresentare un'esperienza importante anche per il Barletta, per il futuro del Barletta, perché ritengo che i presupposti debbano basarsi su un progetto a medio e lungo termine. Ci fermiamo per la nostra pausa, pochi istanti, e torniamo con Sveva Sport per continuare il nostro ragionamento sulle vicende calcistiche e poi, insomma, proporvi anche qualche altro spunto di riflessione con i nostri servizi. La linea va alla regia, pochi istanti e torniamo con Sveva Sport. Ben ritrovati con Sveva Sport, saluto come sempre chi ci seguiva dall'inizio, invece saluto anche chi si mettesse soltanto adesso in visione del nostro appuntamento. Stiamo dialogando del calcio che verrà, quello della Fidelis sarà, diciamo, sul campo. Abbiamo visto prima, direttore, Grandolfo, che è stato il primo acquisto e la prima presentazione ufficiale, sì. Poi gli acquisti ce ne sono stati, certo, altri. Vedo tutti in linea con un'idea di età medio-bassa di ragazzi, sì, non necessariamente bassissima, però di età medio-bassa, e poi, come ha detto in più occasioni il direttore sportivo Piero D'Oronzo, questi giocatori che hanno un minimo di esperienza, hanno avuto un po' di esperienza in Lega Pro. Si continuerà a completare questo puzzle in questa direzione o, per accendere la scintilla, per alimentare un po' di entusiasmo, c'è poi il colpo da maestro, ci sono quei due o tre nomi che possano infiammare ulteriormente la tifoseria? Allora, diciamo che il disegno della squadra è stato portato avanti dal direttore sportivo D'Oronzo, però l'ho detto anche prima, dietro precise indicazioni dell'allenatore. Quindi noi stiamo accontentando l'allenatore secondo quelle che erano le prime desiderate dell'allenatore. Sono quasi tutti giocatori che hanno maturato più di un'esperienza in Lega Pro, e questa era una condizione sine qua non nel momento in cui siamo partiti. D'Oronzo proprio ieri, durante la presentazione di Grandolfo, ha citato un approccio, cioè lui ha contattato, insomma, un giocatore di un grosso nome, che ovviamente non l'ha fatto D'Oronzo, non lo faccio nemmeno io, così. È un sogno, è veramente un sogno. Ha chiesto se ti vuoi divertire un altro anno. La piazza di Andria è l'ideale per divertirsi un altro anno. È un sogno. Poi, ripeto, noi siamo partiti, noi vogliamo partire a fari spenti, quindi stiamo facendo le cose non in maniera, come devo dire, non vogliamo, noi abbiamo un piano triennale. Quindi non vogliamo illudere assolutamente nessuno. Il piano è triennale, vogliamo giocatori, abbiamo preso giocatori che riteniamo suderanno la maglia come noi vogliamo. C'è ormai lo slogan coniato dal presidente, devono avere gli occhi della tigre. Questi effettivamente ce li hanno, quelli già, diciamo, già a casa Andria. Quegli altri che verranno devono avere necessariamente le stesse caratteristiche. Il tutto, ripeto, orchestrato dal modello di gioco del mister, quindi non ci sono sbavature né in un senso né nell'altro. Mi permetta di insistere, sì. Ma Luca D'Angelo, sì, è una prima scelta e non lo discuto, sì, però ci si è arrivati dopo aver immaginato che potesse essere Leonardo Colucci l'allenatore della Fidelis? Come ha detto in conferenza stampa tempo fa D'Oronzo, c'erano tre prime scelte,
dipendentemente dalla categoria di appartenenza della scelta. Quindi c'era una continuità rispetto all'anno precedente che rispondeva al nome di Favarin. C'era una scelta legata a un emergente, a un giovane emergente, effettivamente, era Colucci, l'allenatore della prima del Bologna, e poi c'era un allenatore che aveva già calcato le scene della Lega Pro con buoni risultati. Le vicende ci hanno portato poi a portare avanti la terza prima scelta, quindi non è una terza scelta, è la terza prima scelta. Quindi D'Angelo ha fatto un bel campionato nell'Alessandria l'anno scorso, era mi pare campione d'inverno del giorno di andata. Insomma, se l'è giocata sino all'ultima giornata. Se l'è giocata fino all'ultima giornata, In questo senso. Ci vediamo il servizio di riepilogo, mi rivolgo ad Adriano Antonucci, ma di fatto anche a Isidoro Alvisi, sulla situazione del Barletta, un po' la situazione nelle ultime ore, servizio realizzato dal collega Mario Borracino, e poi da lì proviamo a riannodare i fili del futuro del calcio barlettano. Indiscrezioni e rumors, poi nomi ed incontri, ma di fumata bianca neanche l'ombra. La luce non si intravede in fondo al tunnel della rinascita del calcio biancorosso. Non c'è traccia per il momento della nuova società che dovrebbe garantire la ripartenza del Barletta dopo la disastrosa gestione di Giuseppe Perpignano, che ha chiuso dopo 7 anni l'esperienza tra i professionisti. La giornata di ieri intanto è stata caratterizzata dal tavolo tecnico convocato dal sindaco Pasquale Cascella presso la sala giunta è richiesto nei giorni scorsi da alcuni consiglieri di opposizione, in cui il primo cittadino ha ribadito la necessità in questo momento di unire le forze per dare un futuro al Barletta Calcio. Chissà se l'appello di Cascella agli imprenditori produrrà riscontri positivi. C'era molta attesa inoltre per capire l'esito dell'incontro di ieri tra alcuni imprenditori barlettani, i nomi sono sempre i soliti, disposti a comporre una cordata. La fumata bianca non solo non c'è stata, ma la riunione pare non abbia sortito gli effetti sperati. In uno scenario in cui tutto può cambiare da un giorno all'altro, anzi da un'ora all'altra, l'unica strada percorribile sembrerebbe essere quella che porta a Pasquale Di Cosola, che sempre ieri sera ha avuto un colloquio telefonico con il sindaco Cascella. Si attendono passi in avanti già ad inizio della prossima settimana. Di Cosola dice di voler prendere in esame solo la possibilità di cominciare il suo progetto partendo dalla Serie D, e avrebbe già individuato a chi affidare le chiavi della squadra e del mercato: Marco Cari nel primo caso, Simone Pietroforte nel secondo. Se son rose, è il caso di dire, fioriranno. Facciamo i nomi degli altri imprenditori che avrebbero o dovrebbero, insomma, uscire allo scoperto. Io direi che in questi 15 giorni praticamente sono venuti fuori i nomi di tutti gli imprenditori possibili e immaginabili del tessuto barlettano: Di Vittorio, Daddato, Bosso, Maffei, anche Bartolo Tatò. Praticamente non manca nessuno, basta andarsi a fare un giro nella zona industriale, guardarsi le fabbriche, i fratelli Battaglia dello sponsor di un paio di anni fa, quindi praticamente tutti. Cosa ci fosse di vero o di concreto in realtà non si è mai capito. È vero che ci sono stati dei discorsi tra 2 o 3 di questi imprenditori citati per creare una cordata, ci sono stati 2 o 3 incontri. Ieri sera c'è stato un incontro che doveva essere risolutivo, ma evidentemente non lo è stato, sicuramente non in positivo, e adesso sono fermi in una situazione di stallo. Non mi sento di dire che sia completamente naufragata la possibilità di mettere in piedi una cordata. Di sicuro, rispetto a ieri sera, oggi sarei molto, 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 molto meno ottimista. Quindi l'unica pista percorribile ad oggi, salvo colpi di scena, è quella legata a Pasquale Di Cosola. I nomi dell'entourage eventuale sono quelli lì. Ieri c'è stato un colloquio telefonico con il sindaco. Cosa osterebbe perché questi imprenditori, lo chiedo anche al dottor Alvisi, possano... insomma, allora, rientrare in pista? Evidentemente non si riesce a trovare la quadra per mettere in piedi un progetto sportivo, parola ricorrente, diciamo, in questi minuti. Evidentemente, ripeto, non si riesce a capire chi debba svolgere quel determinato ruolo, come, quando e perché andare avanti, e quindi di conseguenza non si può mettere in piedi una squadra.
perché non vedo altre problematiche che possano impedire la formazione di una cordata. Evidentemente non si riesce a trovare la quadra. Non saprei dire altro. Ma bisogna anche considerare che poi la classe imprenditoriale può essere interessata perché magari di supporto, perché magari possa sponsorizzare la squadra, cosa ben diversa invece proposto da imprenditore sportivo, che è quello che si pone a comando di una squadra per attuare un progetto sportivo. E qui, diciamo, non dico che c'è un po' di confusione, però nei ruoli, cioè, oggi hai Di Cosola che è netto, dice io voglio prendermi la squadra, vorrei prendermi la squadra, dovrà solo chiarire al sindaco con quali condizioni vuole prendersi la squadra. Dall'altra parte può anche darsi che se il vada in porto un determinato discorso, ci sia una serietà che non mettiamo in discussione tra gli interlocutori, quindi amministrazione comunale e soggetto che si pone alla guida della squadra, il supporto possa venire attraverso altri imprenditori che decidano di affiancarlo, perché poi anche gli imprenditori, a meno che non si crei una cordata, però anche a quel punto dovrei anche nominare un presidente. Guardate, nel calcio un po' non è facile fare cordate e nominare un presidente, l'abbiamo già vissute queste esperienze, è molto più semplice probabilmente che ci sia una persona di riferimento, si assume la responsabilità della squadra e poi cerchi un supporto attraverso l'imprenditoria locale. Oggi questa è la situazione, può anche darsi, magari lì sarei un po' più fiducioso rispetto ad Antonucci, che se si sblocca questo aspetto può darsi anche che ci sia un supporto e che magari, come è già avvenuto, poi piano piano si rientri in una compagine societaria. Oggi pensare di formare una società con tanti soggetti che poi dovranno scegliere anche chi fare il presidente, chi portare avanti, no, la vedo lì. Sempre meglio l'uomo solo al comando. Faccio il caso di Montemurro, che però non è solo in questa iniziativa. Che non è solo in questa iniziativa, e che insomma qui in questa sede ha detto io vorrei coinvolgere, allargare, avvicinare altre forze economiche. Ma sicuramente sono previsti degli ingressi, quindi degli ulteriori ingressi nei prossimi giorni, ma diciamo che il tutto è figlio di un progetto iniziale già fatto così, già disegnato così. Noi siamo un team, con Paolo, con Piero c'è un gruppo coeso, noi condividiamo quasi tutte le scelte e devo dire che grazie a Dio, insomma, problemi di leadership, di uomo solo al comando non ne abbiamo, speriamo di non ne averne, ritengo che non ne avremo, perché siete aperti ad altre forze economiche del territorio. Io l'ho detto, sicuramente entreranno altri soci, è già previsto, credo che l'ingresso avverrà nella prossima settimana, quindi questo proprio per rafforzare la compagine societaria e quindi avere più risorse a disposizione. La sensazione, Adriano, qual è? Quella che si stia perdendo tempo o che poi alla fine, diciamo, con l'emergenza che ti spinge alle spalle, non sarà Serie D, sarà Eccellenza, però insomma si faccia comunque una società. Francamente non mi sorprende che si sia arrivati con l'acqua alla gola, quasi alle scadenze, per trovare una soluzione, perché purtroppo qui si va a finire quasi sempre in questa maniera. Il 24 luglio è prevista la scadenza ultima per procedere all'affiliazione della nuova società, qualsiasi essa sia, alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Dopodiché, una volta che si sia proceduto all'affiliazione, si potrà richiedere o meno la possibilità di usufruire dell'articolo 52, 10 del regolamento, che permette alle squadre che hanno perso il calcio professionistico potersi iscrivere alla Serie D o all'Eccellenza in sovrannumero, quindi senza aspettare eventuali ripescaggi, eccetera, eccetera. Praticamente, in parole povere, manca una settimana. Lunedì, a questo punto, io credo che già qualcosa di più concreto ci debba essere in una maniera o nell'altra. Da questo punto di vista, chiaramente, io do pienamente ragione a quello che ha detto il dottor Alvisi. Io dico Pasquale Di Cosola in quanto personaggio che si è esposto
fino a questo momento, ma non credo che Pasquale Di Cosera sia solo o voglia essere solo in questa avventura, perché chiaramente che sia Serie D o che sia campionato di eccellenza il Barletta deve giocare per vincere. Può essere paradossale e diciamo alla data del 24 spuntano due o tre società che si iscrivano? Cioè, che mi sembrerebbe paradossale, perché il sindaco dovrebbe provvedere a fare la richiesta di affiliazione, una dichiarazione che il sindaco deve fare nei confronti della federazione gioco calcio. Non vorrei che poi la prossima settimana si faccia una corsa ad affiliare più società. La società e poi si può affiliare anche senza avere una società economica alle spalle. Lui comunque può fare la richiesta e poi ci si organizza in una determinata maniera. È ovvio che la scadenza per il campionato di Serie D è la prima settimana di agosto. Organizzare una società di Serie D in due settimane mi sembra un tantino avventato a Barletta per provare comunque a fare un campionato dignitoso. Poi non so cosa possa succedere, però. Ha citato un articolo del regolamento sportivo della Federazione Gioco Calcio. Quello stesso articolo poi dice anche che qualora in questo tentativo tu fallisci in un anno, l'anno dopo poi riparti dalla terza categoria. Ed è già capitata una cosa del genere, quindi bisogna giocarsela bene anche questa chance. Se volessi immaginare a quello che viene detto in questo momento, la strada del campionato d'eccellenza la vedo molto più facilmente percorribile. Insomma, si riparte sempre dai dilettanti, non me ne vogliano gli amici di Barletta, però insomma la vedo difficile sulla Serie D. Noi tutto è possibile. Ovviamente speriamo che si possa ripartire dalla Serie D, però chiaramente sia per termini di liquidità che per termini di organizzazione il campionato d'eccellenza è più agevole, questo non si discute. Noi speriamo fino all'ultimo che si possa ripartire dal gradino immediatamente più basso da quello che abbiamo perso, perché non dico che si sarebbe caduti in piedi, però insomma non è come ripartire l'eccellenza. Poi del resto noi l'abbiamo già provato, quindi non è facile, ci abbiamo messo parecchio tempo per tornare tra i professionisti. Alla fine il vessillo del calcio professionistico rimane ad Andria. Direttore, quasi le dico faccia uno spot perché insomma il territorio venga a vedere le partite di Lega Pro, che credo saranno ancora spezzatino, ma qui aprirei un dibattito sul quale già io esprimo le mie perplessità, insomma, che si giochi alle 11 della mattina come nei tornei diciamo dell'oratorio, siccome la Lega Pro è, dovrebbe essere altro, però le occasioni perché dal territorio possano innamorarsi, non lo so, avvicinarsi. Ma noi faremo di tutto perché questo avvenga, essendo purtroppo, ai noi, l'unica squadra della BAT a giocare in Lega Pro. Noi ci auguriamo che anche, da Barletta, da Trani, qualcuno possa pure venire a vedere le nostre partite. È chiaro che spetterà a noi mettere in campo una bella squadra, spetterà l'allenatore mettere in campo un bel gioco per poter attrarre anche gli spettatori che non sono andriesi. Noi sicuramente faremo di tutto perché questo avvenga. In attesa di una nuova società, ci sono tanti giocatori che cercano squadra, che sono in pratica i disoccupati tra i dilettanti, che da lunedì cominciano la loro avventura per, non ricordo se il terzo o il quarto anno, ma lo sentiremo nel servizio che vi stiamo per proporre, perché insomma anche lì poi si riducono le squadre e aumenta il numero dei calciatori che restano senza l'attività agonistica. Vediamo di cosa si tratta. In attesa di una firma o in attesa di cominciare i lavori con le squadre di appartenenza, ha una duplice funzione, insomma, il raduno dell'equipe dilettanti Puglia, che per il quarto anno consentirà ai calciatori svincolati di cominciare la preparazione in vista della prossima stagione agonistica e a quelli già sotto contratto di anticipare l'inizio del lavoro atletico. Si parte lunedì prossimo presso lo stadio San Pio di Enziteto, il raduno fortemente voluto da Dario Loporchio, delegato dell'Asso Calciatori Puglia, si concluderà alla vigilia di Ferragosto. Data la riforma dei campionati già diversi anni fa nei professionisti, a pioggia poi i dilettanti si sono ritrovati tanti calciatori senza squadra. Di conseguenza noi gli offriamo questo servizio appunto per poter ricreare l'habitat naturale di una città di calcio, potersi allenare in maniera seria e professionale in un gruppo, che è una cosa importantissima.
tanti i volti noti del calcio pugliese che hanno garantito la loro presenza, da Umberto Del Core a Gigi Anaclerio, da Gigi Rana a Pierino Zotti, confermato come tecnico dell'equipe dilettanti Nicola Di Liso, ex difensore di Cagliari, Vicenza e Verona in Serie A. Novità invece per quanto riguarda il preparatore atletico e quello dei portieri. Nicola Di Liso, che è il quarto anno come allenatore, abbiamo riconfermato lui perché insomma persona seria e di grande valore. Poi abbiamo il preparatore atletico, è già la sua seconda edizione, il professor Chimenti, anche lui ha lavorato con squadre professionistiche in regione e fuori regione. E poi abbiamo Leo Roca, ex portiere professionista, ha lavorato con diverse squadre nei dilettanti come preparatore dei portieri e attualmente con il Bari settore giovanile. Già in calendario amichevoli contro importanti formazioni pugliesi, a conferma della volontà di voler mettere i partecipanti al raduno nelle migliori condizioni per assicurarsi poi un contratto per la prossima stagione. È quello che noi cerchiamo proprio di fare, riprodurgli questo habitat da così il calciatore insomma possa psicologicamente sentirsi tesserato, anche se realmente non lo è, e quindi alla chiamata lui trovarsi pronto e non avere insomma, quello shock sia psicologico che fisico per affrontare la nuova esperienza. Il lavoro sul campo sarà alternato da incontri formativi, già fissati quelli con Domenico Accettura, presidente della Federazione Medici Sportivi Italiani, e Giovanni Di Savino, presidente pugliese dell'Associazione Italiana Arbitri. Tra le amichevoli possibili potrebbe essercene una con la Fidelis del team dilettanti. Diciamo che al momento non è previsto, però potrebbe anche essere. Riepiloghiamo un attimo il cronoprogramma invece della stagione della Fidelis, che il 22 si ritrova in sede. Il 22 c'è il raduno in sede, quindi visite mediche, quindi primo approccio con l'allenatore. Quindi la squadra rimarrà ad Andria fino al 26, il 27 sarà in partenza per il ritiro di Norcia per 13 giorni, questo è il programma. Poi il 14 agosto c'è la prima partita di Coppa Italia, credo. Almeno la stagione dovrebbe cominciare il 14 agosto, salvo colpi di scena, perché insomma... Salvo imprevisti. Qui al momento il commissario della Lega Pro ha sancito che il 14 agosto comincia la Coppa, il 6 settembre comincia il campionato. Sì. È vero che siamo ancora a 51 squadre, opinione personale, è difficile che si arrivi a 60. Lo credo anch'io, e qui vedremo un attimo che cosa farà il commissario, perché i ripescaggi sono molto onerosi ovviamente. Veramente è una situazione di cui non si riesce oggi a pronosticare poi quale sarà la soluzione definitiva. Noi ci alieniamo e continuiamo a fare il nostro e poi vediamo che cosa succede. Credo, mi corregga se sbaglio, insomma io ricordo a memoria tre amichevoli, due, un paio con formazioni di eccellenza si terranno in Umbria. State pensando a qualche iniziativa per la presentazione della squadra? Sì, sicuramente c'è un'iniziativa in progress che stiamo pensando, che ovviamente non svelerò adesso. E vedremo un attimo quando attuarla, se prima del ritiro o dopo il ritiro. Si tratta un attimo appunto di definire bene l'organizzazione, però la squadra sarà presentata, sarà allestito, sarà preparato un bel evento. E quell'evento, secondo lei, bisognerà valutarlo in presa diretta, ma può essere l'ulteriore monitoraggio, tastare il polso all'entusiasmo della tifoseria? Potrete capire parecchio da quell'evento, da quell'appuntamento? Anche, devo dirle però con estrema sincerità che l'entusiasmo già si palpa oggi, quindi l'entusiasmo c'è, quindi penso che quell'evento sarà il dulcis in fundo di questo percorso pre-campionato. Io comincio il giro finale da Adriano Antonucci a proposito di presentazioni. Adriano, anche lì con i se, con i ma non si costruisce la storia. Ne ho parlato, ne abbiamo parlato in altri appuntamenti, quando ormai si capiva che il Barletta Calcio avrebbe lasciato il mondo professionistico. Qual era la tua posizione alla presentazione del Barletta di Perpignano? Perché siccome si è discusso tanto su ma non abbiamo tenuto gli occhi aperti, non siamo stati attenti, ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo. Qual era la tua posizione? Se la ricordi, insomma. Io non posso nascondermi e non posso non dire che proprio quel giorno della presentazione eravamo tutti quanti entusiasti. Beh, perché
obiettivamente era difficile pensare che si potesse arrivare a questo punto dopo nemmeno un anno, perché in realtà non è che siamo arrivati adesso a questo punto, l'avevamo già capito da dicembre, diciamo non prima di dicembre. Quindi chiaramente forse hanno prevalso gli occhi del tifoso in quella situazione piuttosto che quelli del cronista, però devo ammettere che comunque l'apertura di credito c'era e penso sinceramente fosse doverosa, non posso biasimarmi, diciamo, non posso biasimare anche altre persone che avevano fatto apertura di credito. Non le chiedo in un flash, diciamo, come sono stati i risultati della stagione dello sport del CONI nella BAT. Le chiedo soltanto come è andato l'EduCamp. Anche perché lì dovremmo dedicare una trasmissione, perché fortunatamente ci sono tante discipline che ci portano risultati soddisfacenti. Come è andato l'EduCamp quest'anno? Benissimo, è questo progetto del CONI a livello nazionale che la BAT si è aggiudicata per il terzo anno consecutivo. È un modo per avviare allo sport centinaia di ragazzi, ragazzini, attraverso un percorso guidato con tecnici federali, quindi gente che sa insegnare lo sport. E molto entusiasmo, con il CONI abbiamo anche tenuto molto bassa la quota per permettere a una platea molto più vasta di poter accedere, tra l'altro quel bellissimo impianto del circolo tennis barrette che consente, quest'anno ha consentito 15 discipline sportive quindi avviare allo sport ben 15 discipline questi ragazzi, li abbiamo tenuti a pranzo dalla mattina alle 8:30 alle 16:30, un'assistenza, quest'anno anche lezioni di alimentazione, agricoltura, diciamo è un modo per far vivere un'avventura sportiva e appassionare i bambini allo sport. Io penso che il bambino, se impara lo sport, lo può avviare, e per imparare lo sport occorre che ci siano insegnanti capaci di farlo. Nello sport è una missione seria, non possono esserci personaggi che facciano di tutto, compreso anche lo sport allo sport e le discipline sportive alle discipline sportive. Prima di congedarmi, siamo in piena estate, e domani al Circolo Tennis Andria, per chi ci ascolta, ovviamente oggi si è giocato la finale del campionato di D1, il Circolo Tennis Andria è approdata alla finale contro il Circolo Tennis Brindisi, un grande risultato da parte della compagine del presidente Quacquarelli, del direttore sportivo Riccardo Chieppa, un circolo che si è fatto valere non solo a livello territoriale provinciale ma a livello regionale, e questo mi fa anche, considerando il ruolo di consigliere nazionale della Federazione Italiana Tennis, mi fa ulteriore onore. Il tennis diciamo non muore mai. Assolutamente no. L'ultima domanda la riservo al direttore generale. Da uomo d'azienda, non da uomo di sport, anche se lo è uomo di sport, mi dice quale sarà il risultato che vi confermerà che il progetto della Fidelis è vincente, non quello del campo. Qual è il risultato che vi aspettate? Il risultato che noi ci aspettiamo da uomo d'azienda è che alla fine il nostro budget, il nostro risultato di esercizio si chiuda uguale a zero o maggiore di zero. Questo è sicuramente il nostro mantra, il nostro obiettivo primario. Noi abbiamo cominciato, stiamo gestendo e gestiremo la società di calcio Fidelis d'Andria come una azienda. Costi, ricavi. Questo per evitare che ci possano essere, ahi noi, sorprese tipo quelle dei nostri giorni, purtroppo, dei nostri concittadini ballettani. Grazie ad Adriano Antonucci, al direttore generale della Fidelis Andria Aldo Roselli, al delegato CONI BAT, il dottor Isidoro Alvisi. Grazie a voi che ci seguite da casa. Domenica prossima, l'ultimo appuntamento di questa stagione di Sveva Sport, questo diciamo approfondimento estivo, poi insomma vi concederemo un po' di pausa perché altrimenti vi stancate sempre delle nostre facce, della faccia del sottoscritto. Grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo tra una settimana, buona domenica e buon proseguimento con la nostra programmazione.